proseguendo nel nostro discorso, io ti ho definito un po' di tempo fa in un pezzo che avevo scritto il custode della memoria, proprio perché tu hai fondato ad Anghiari la Libera Università dell'Autobiografia, dove raccogli queste esperienze autobiografiche, dove ritieni che l'autobiografia sia un patrimonio dell'umanità, secondo te, che andrebbe riconosciuto dall'UNESCO. Solo che adesso mi tocca darti un altro titolo, che è il custode del silenzio, perché hai ideato da poco l'Accademia del Silenzio, con un certo successo, devo dire, ne parlano in tanti, anche i media, e quindi volevo chiederti, io posso immaginarvelo, però vorrei fartelo dire, che cosa ti ha portato a ideare questa nuova, a iniziare questa nuova avventura che è l'Accademia del Silenzio. Grazie Giovanna. Beh, innanzitutto, prima dell'Accademia del Silenzio, dobbiamo parlare di che cos'è la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, che nasce 12 anni fa ad Anghiari, questo borgo toscano medievale bellissimo. Nasce da un mio desiderio di trovare un luogo in Italia che mi consentisse di incontrarmi con donne e uomini interessati a scrivere la loro autobiografia. E mi incontrai nel 97 con un grande giornalista italiano, Saverio Tutino, già fondatore dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che è a 20 km da Anghiari. È un'istituzione straordinaria, vi invito ad andare a visitarla. Ci sono oltre 6.000 testimonianze di scrittura autobiografica, memorialistica, diaristica, epistolare. È un vero e proprio patrimonio culturale che altri ci hanno imitato, per esempio in Francia, in Inghilterra, in Canada. E Tutino fondò questa istituzione che difende memorie che altrimenti sarebbero andate distrutte. Ci incontrammo nel 97, gli parlai della mia idea di fondare un'università che si occupasse di aiutare le persone a scrivere la loro storia e nacque la Libera Università. Quindi la Libera Università non è un luogo, vi ho portato dei dépliant che sono all'ingresso, la Libera Università non è un luogo di conservazione delle storie, è un luogo di promozione delle storie. È un luogo dotato di una scuola, di corsi di perfezionamento, con seminari scientifici consente all'anno una cinquantina di persone, il numero è chiuso, di ricostruire nell'arco di 9 mesi la propria autobiografia, la propria storia di vita. Poi c'è chi continua, chi è preso dalla grafomania, che io non ritengo una malattia, ma ritengo una grandissima risorsa per ciascuno di noi. Perché la scrittura ci consente di arrivare ai piani più profondi della nostra interiorità, ci consente di esprimerci, ma ci consente anche di andare all'interno di noi stessi per trarre ciò che di noi vuole essere salvato dalla memoria. E le persone che vengono, le persone che ci seguono, come vivono questa esperienza? Non stanno 9 mesi alla Libera Università, sono soltanto 4 weekend, i quali noi diamo, io e i miei collaboratori, degli stimoli affinché un'autobiografia possa felicemente vedere la luce. L'autobiografia è anche una modalità molto spontanea. Chi ha scritto le sue autobiografie nell'antichità o anche nella modernità non ha certamente seguito dei corsi No. per diventare autobiografi. L'autobiografia è qualcosa che abbiamo dentro perché abbiamo una vita. Se poi sai anche scrivere, senti com'è distinto il bisogno di comunicare a te stesso e agli altri questo. Beh, queste condizioni sono condizioni che ti quasi obbligano a fare silenzio e a vivere la solitudine bella o buona, come dicono i benedettini, dentro di te. Hai bisogno di essere silenzioso perché la penna e il racconto della tua storia
racconto che io ritengo dotato di una sua laica sacralità, perché laicamente la vita di ciascuno di noi è sacra, ma diventa sacra anche sacro il testo che noi scriviamo su di essa. Perché? Perché non sono altri a scriverlo al posto nostro, uno scritto autobiografico. Siamo noi in prima persona ad essere chiamati a metterci in gioco e a dimostrare che la nostra vita valeva la pena di viverla comunque, e allora ancora meglio vale la pena di scriverla e di lasciarne traccia. Ecco, tutto questo avviene nella riscoperta del silenzio. E non potevo quindi mesi fa non pormi un nuovo obiettivo, quello non soltanto di promuovere appunto scrittura autobiografica. Sono centinaia e centinaia le persone che in questi 12 anni hanno seguito la Libera Università e hanno consegnato la loro autobiografia. Avevo bisogno di andare oltre e di proporre in primo luogo agli autobiografi di costruire un nuovo percorso, un nuovo cammino di ricerca all'insegna di questo silenzio che ci manca sempre più, in una società sempre più rumorosa. Venivo qui in taxi, il taxista, un giovane, comincerò a scegliere i taxisti sulla base della loro età, Sbraitava? No. aveva una musica tutum tutum tutum, invece ho Insomma. notato che i taxisti più anziani sono più moderati e Beh, ascoltano morigeranti, no? musica più lieve. Sì, ma soprattutto c'è oggi in ogni ristorante, in ogni luogo, in ogni supermarket questo rumore di fondo di cui drammaticamente non ci accorgiamo più, ma perché abbiamo assimilato questa perversione di essere continuamente accompagnati dalle parole oppure dal rumore. Forse per riempire i nostri vuoti. I nostri vuoti, sicuramente per riempire i nostri vuoti. E quindi nasce l'Accademia del Silenzio, potete guardare sul sito della Libera Università, basta digitare Accademia del Silenzio e compare. E la sorpresa è stata questa, che nel giro di pochi mesi, da tutta Italia, hanno risposto entusiasticamente centinaia e centinaia di persone, mandando messaggi, pensieri, riflessioni, poesie, richiami relativamente ai luoghi da loro amati in quanto ritenuti luoghi silenziosi. Alla Casa della Cultura, quasi un mese fa, abbiamo presentato l'Accademia del Silenzio, pubblico numerosissimo, 200 persone. A Torino, il 30 di aprile, terremo un'altra maratona del silenzio, la presenza di studiosi, intellettuali, filosofi, perché per tornare al mio libro, sicuramente sono tutti uomini, non sono maschi, e quindi ben desiderosi di vivere insieme anche ad altri le esperienze del silenzio, della scrittura e della solitudine. E poi terremo ad Anghiari a giugno un altro simposio scientifico nella cornice straordinaria di Anghiari e dei laboratori di meditazione, di ricerca, di riscoperta soprattutto del suono e della musica, perché fare silenzio non significa vivere in una campana pneumaticamente no? Certo. Sigillata. Fare silenzio significa reimparare ad ascoltare, reimparare a vedere, reimparare quindi a riaffezionarsi alla lettura e alla cultura.